Federico Parmaroli, in arte Osho, hai preso il nome di un grande filosofo della, diciamo, della spiritualità, però tu fai satira. Ormai sei un habitué del Festival della Rivoluzione, un amico di Pescara, un amico del Consiglio regionale. Cosa porterai in scena oggi? Qual è la tua ironia di questa serata? Intanto sono contento di essere nuovo qui perché insomma sono un grande appassionato delle vicende fiumane, quindi, e comunque adesso anche di Pescara. Ripropongo ovviamente il tema è quello, cioè insomma il mio approccio alla satira è sempre lo stesso, quello di raccontare attraverso le vignette i fatti dell'anno appena trascorso, quindi ricominceremo da dove ci eravamo lasciati per raccontare quello che è successo quest'anno, anche se purtroppo è stato caratterizzato soprattutto dagli aspetti legati alla pandemia, però insomma ci sono state anche in quest'anno cose simpatiche su cui concentrarsi. Osho non si ferma di fronte alla pandemia, anche rispetto ai temi seri si fa satira, se no non sarebbe satira. Certo, poi ovviamente non si fa satira sulla malattia, ma si fa satira sui provvedimenti che vengono presi dal governo, quindi sempre sulla politica e sulle contraddizioni, insomma è sempre quello, certo non sulla salute degli italiani. Quindi ritorno sul fatto che tu sei ormai ospite quasi fisso del Festival Rivoluzione, mi dicevi un legame con D'Annunzio, un legame con Fiume, perché, da dove nasce? Semplicemente avendo, insomma, io parto come appassionato insomma di futurismo, quindi poi dal futurismo, visto che i futuristi hanno partecipato anch'essi all'impresa fiumana, ho cominciato ad approfondire appunto la storia di Fiume con tutti i risvolti, insomma, scoprendo dei personaggi meravigliosi che hanno preso parte a questa impresa e insomma, quindi poi questo, partecipare a questo centenario è stato per me un po', non so, la ciliegina sulla torta ovviamente, perché da conoscitore insomma prendere parte a un evento organizzato così bene è stato sicuramente molto gratificante.